Un debito cade in prescrizione, ossia si estingue definitivamente quando il creditore non lo rivendica per un determinato periodo di tempo. Questo tempo è fissato dalla legge a seconda della causa da cui scaturisce il debito stesso. In generale la prescrizione è di 10 anni, salvo quella per le obbligazioni derivanti da atti illeciti e per i pagamenti periodici che invece è di 5 anni. Per stabilire come calcolare la prescrizione dei debiti è quindi necessario innanzitutto individuare la fonte del credito, ad esempio un contratto, il mancato pagamento delle imposte, un risarcimento del danno, una sentenza, una fattura, una bolletta, una multa stradale, le spese condominiali, il canone di affitto, una cartella esattoriale e così via. In secondo luogo, per calcolare la data di prescrizione di un debito è necessario effettuare il conteggio degli anni intercorsi tra la nascita del debito stesso e il momento attuale. In quest'arco di tempo il creditore non deve aver inviato solleciti di pagamento con raccomandata R, PEC, telegramma, fax o lettera consegnata a mani, né deve avere avviato azioni giudiziarie per il recupero delle somme in questione. Prima di addentrarci nel discorso, vediamo quali sono i termini di prescrizione dei debiti. Questa è la legge! La prescrizione dei debiti è il termine entro il quale un creditore non può più agire per il recupero del proprio credito. Allo scadere dunque della prescrizione, anche se il debitore non ha pagato, il creditore non può avviare azioni legali né pignoramenti. Una volta intervenuta la prescrizione, di conseguenza il debitore può anche cestinare le ricevute di pagamento, potendo contrastare eventuali richieste del creditore semplicemente appellandosi alla prescrizione. Ecco perché il più delle volte è necessario conservare la documentazione per massimo 10 anni, oltre i quali, appunto, intervenendo la prescrizione, non c'è più ragione di temere alcuna azione del creditore. Il periodo di prescrizione varia a seconda del tipo di debito e delle leggi specifiche. In linea generale la prescrizione è sempre di 10 anni, 10 anni. Tuttavia si prescrivono in 5 anni i debiti derivanti da atti illeciti civili o penali, i pagamenti periodici da pagare una volta all'anno o infrazioni di tempo inferiori. La categoria generale dei debiti che si prescrivono in 10 anni ricomprende soprattutto i debiti che sorgono da un contratto, ad esempio i debiti con banche finanziarie, il pagamento per l'acquisto di qualsiasi bene, il riconoscimento della qualifica superiore per il lavoratore dipendente, il demansionamento da parte del datore di lavoro. La categoria degli atti illeciti con prescrizione in 5 anni ricomprende ad esempio il risarcimento di un danno da infiltrazioni dell'acqua nell'appartamento sottostante, un'ingiuria o una diffamazione, una violenza fisica, la rottura anche involontaria di un oggetto e così via. La categoria dei pagamenti periodici, con prescrizione sempre in 5 anni, riguarda ad esempio il pagamento delle bollette relative alle utenze domestiche, mensili, bimestrali, semestrali, annuali che siano, il canone di affitto, gli oneri ordinari di condominio, mentre invece quelli straordinari, essendo una tantum, hanno una prescrizione di 10 anni, ma anche lo stipendio del lavoratore dipendente si prescrive in 5 anni e così via. Le sentenze, i decreti ingiuntivi e tutti gli atti giudiziari si prescrivono in 10 anni dalla loro emissione. Esistono dei termini di prescrizione diversi per alcune specifiche categorie di debito. Ad esempio, si prescrivono in 3 anni il pagamento delle lezioni private e i compensi ai professionisti, come l'avvocato, il notaio, il medico. Si prescrivono in 2 anni il diritto al risarcimento del danno da incidente stradale, altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e il risarcimento per danni e vizi su contratti di appalto. Si prescrivono in 1 anno il pagamento della provvigione all'agente immobiliare, i premi da pagare all'assicurazione, il pagamento delle retribuzioni per prestazioni di lavoro non superiori a 1 mese, l'iscrizione a scuole private, il pagamento dei farmacisti per le medicine acquistate presso la farmacia, ma anche il risarcimento del danno per prodotti difettosi. Ed ancora si prescrivono in soli 6 mesi il pagamento per il pernottamento in un hotel, un albergo, un ostello, un'affittacamera e un bed and breakfast. Per le tasse esistono regole speciali. Si prescrivono in 10 anni tutte le tasse e imposte dovute allo Stato, come IRPEF, IRES, IVA, IRAP, imposta di bollo, imposta catastale, imposta ipotecaria e canone RAI. Si prescrivono in 5 anni tutte le tasse e imposte dovute a regioni, province e comuni, come IMU, TARI, TOSAP. Si prescrivono sempre in 5 anni le sanzioni amministrative, tributarie e penali, come le multe stradali, le sanzioni per protesto di assegni e cambiali, le sanzioni per attività pericolose o per violazioni delle regole sull'attività
sul commercio, le sanzioni penali conseguenti a reati, le sanzioni irrogate dal fisco in caso di violazioni tributarie, anche se la relativa imposta si prescrive in un termine superiore. Ad esempio, l'omesso versamento dell'IRPEF si prescrive in 10 anni, ma la relativa sanzione si prescrive in 5 anni. Ed infine si prescrive in soli 3 anni il bollo auto. Il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali è esattamente lo stesso di quello previsto per le imposte, tasse o sanzioni per le quali le cartelle stesse sono state emesse. Sicché ad esempio una cartella esattoriale per il bollo auto si prescrive in 3 anni, una per l'IVA in 10 e una per l'IMU in 5. Se la stessa cartella richiede pagamenti tra loro eterogenei, quindi ad esempio IRPEF, IMU e multe stradali, la stessa cartella avrà termini di prescrizione diversi a seconda della natura dell'importo. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, dice la legge, ossia da quando scade il termine di pagamento. Per gli atti illeciti, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno dell'illecito stesso o da quando il danneggiato ne ha avuto conoscenza. Per i contratti che non indicano una data di scadenza, la prescrizione inizia a decorrere dalla stipula stessa del contratto. Esiste una regola speciale per imposte e tasse. La prescrizione qui decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto. Così il bollo auto dovuto per il 2022 si prescrive il 31 dicembre del 2025, ossia 3 anni dopo il 1 gennaio del 2023, l'anno successivo a quello in cui bisognava pagare il bollo. Per le cartelle esattoriali la prescrizione invece decorre dal giorno successivo alla loro notifica. Per interrompere il decorso del termine di prescrizione è sufficiente che il creditore invii una richiesta di pagamento al debitore in cui specifichi con esattezza la fonte del credito, ossia il contratto, la fattura e così via, e l'importo esatto del credito. Se il creditore interrompe il termine di prescrizione, questo inizia a decorrere nuovamente da capo a partire dal giorno successivo. Ciò significa che se il creditore prima della scadenza di ogni termine di prescrizione diffida il debitore, la prescrizione non si compie mai. Tuttavia, l'avvio di un'azione giudiziaria per il recupero del credito sospende il termine di prescrizione per tutta la durata del processo per poi riprendere da capo con l'emissione della sentenza. In tal caso però la prescrizione sarà di 10 anni come per tutti gli atti giudiziari. Se il creditore dovesse agire contro il debitore per ottenere il pagamento, al debitore basterà costituirsi in giudizio o, in caso di pignoramento, effettuare un'opposizione eccependo semplicemente l'intervenuta prescrizione. Tanto basta al giudice per accogliere l'eccezione se dal calcolo del tempo dovesse effettivamente risultare compiuto il termine di prescrizione. Spetterebbe poi al creditore dimostrare il contrario, producendo ad esempio una lettera interruttiva dei termini di prescrizione. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.